Buon pomeriggio universo, benvenute 5 minuti per brillare. Oggi sono un po' così, non ci fate caso, dalle 5 di mattina che mi sono svegliata non mi sono ancora fermata e quindi il mio aspetto non è brillantissimo. Però sono qui con voi perché mi mancavate. Prima di andare a fare la spesa ho deciso di fermarmi per fare i 5 minuti di oggi perché il tempo vola. Dunque, volevo semplicemente prima di tutto di nuovo ringraziarvi per i vostri commenti che mi commuovono e mi insegnano tantissimo. Sto imparando tanto da questa esperienza, spero che voi state imparando qualcosina. Ma io dalla mia parte veramente vi ringrazio perché solo il fatto di pensare che siete lì mi aiuta a capire tante cose e le vostre risposte ai vostri commenti sono importantissimi per me, quindi continuate a farmeli, per favore, non smettete. Ovviamente in 5 minuti gli argomenti che possiamo toccare sono argomenti di cui parliamo in maniera molto superficiale. Il mio desiderio sarebbe quello di poter entrare con ognuno di voi e potervi spiegare o aiutarvi a superare la vostra circostanza attuale, entrando nel dettaglio del passo per passo di come farlo. Purtroppo in 5 minuti è impossibile e sarebbe impossibile per me farlo per tutte le persone. Perciò comunque vi ricordo che sono disponibile e anche a distanza mi occupo di fare coaching, quindi se avesse bisogno o voglia di avere un'intervista completamente gratuita, ovviamente, per parlare, per vedere che cosa si potrebbe fare, eccetera, e sarei ben felice di farlo per Skype o per altri mezzi che voi consideriate più opportuni, non dubitate in farlo. E questi 3 minuti e mezzo che ci rimangono volevo dedicarle alla seconda parte per approfondire per la prima volta un tema che abbiamo già toccato, che è da passare dalla teoria alla pratica. Io suppongo che questo sia un tema che la maggior parte di noi potrebbe passare la vita intera parlandone, perché è veramente il dilemma di tutti, no? Quello di come fare per riuscire a vincere la parte umana nei momenti in cui veramente abbiamo bisogno e mettere in pratica quello che sappiamo. E, infatti, in questi 5 minuti, o quelli che rimangono dei 5 minuti, vorrei proprio specificare un caso, fare un esempio. Sono sicura che tutti ci siamo trovati in qualche momento in circostanze nelle quali, magari durante un litigio con i nostri genitori da ragazzini o con la fidanzata o il fidanzato, la moglie, il marito, i figli, in circostanze nelle quali ci sapevamo che ci stavamo sbagliando, ci siamo resi conto a un certo punto della conversazione o addirittura anche con noi stessi, in un momento di grande tristezza, di grande dolore, una parte di noi sapeva che cosa fare per poter cambiare le circostanze, per poter diciamo uscire fuori da quello stato d'animo. Se non altro ci siamo rimasti lo stesso o abbiamo fatto quella scelta sbagliata che tante volte abbiamo già fatto e sappiamo che non vogliamo ripetere. E ci domandiamo perché succede questo. Pensiamo che sia perché la teoria non è valida o perché non siamo capaci o perché non siamo nati così. E a parte di quello che dicevamo nei 5 minuti precedenti, che era la questione di fare pratica, di veramente allenarci quando stiamo meglio e mettere in pratica le cose per i momenti poi più difficili, che sono come un esame per noi, no? Ci prepariamo per l'esame della vita nei momenti veramente critici. A parte di questo, un'altra cosa importantissima da fare è cominciare a rendersi, ad essere coscienti, aumentare il livello di coscienza. Perché? Perché la coscienza è quello che poi ci permette di farci leva. Noi lo facciamo automaticamente. Quando la nostra coscienza è toccata, qualcosa dentro di noi fa in modo che fra l'orgoglio, la rabbia o la felicità, l'entusiasmo o la disperazione ci muovano verso l'obiettivo che vogliamo raggiungere. E la ragione per la quale tante volte in quelle circostanze non siamo riusciti a smettere, a interrompere quella specie di corrente potentissima che ci trasportava verso una discussione o verso uno stato d'animo che sapevamo che era sbagliato e che sapevamo che avremmo potuto cambiare, è il fatto che in qualche modo quello stato d'animo ha in un momento della nostra vita o fino a quel momento soddisfatto le nostre necessità. Ossia, abbiamo delle necessità basiche, delle quali ovviamente non posso parlare adesso, che tutti gli esseri umani hanno. E queste 6 necessità che abbiamo basiche le dobbiamo compiere, le dobbiamo riuscire a soddisfare in qualsiasi modo, tutti gli esseri umani. Solo che alcune persone la soddisfano rubando, puntando una pistola alla testa di qualcuno, ed altre essendo gli eroi che vanno a salvare il mondo. E ognuno sceglie il suo veicolo. Tante volte non ci rendiamo conto, ma abbiamo preso l'abitudine di utilizzare un veicolo sbagliato per soddisfare una di quelle necessità. E a volte sentirsi male, essere tristi o stare in una certa circostanza, in qualche modo ci fa sentire come se stessimo preoccupandoci di più per la situazione, ci fa connettere con noi stessi, connettere?
tempo con noi stessi molto di più, e in questo modo questa connessione ci permette di sentirci in qualche modo più amati. La mancanza di amore che abbiamo in quella circostanza particolare ci fa, diciamo, si copre da quell'atteggiamento sbagliato. Quindi, per riassumere, una piccola cosa di oggi è cominciare dalla vostra coscienza, cominciate a rendervi conto quando quella valanga di sentimenti, di immagini, di pensieri comincia ad arrivare, la potete riconoscere da un fattore principale in tutte le circostanze, che è quello di cercare di dare la colpa della vostra sensazione a cose, a circostanze esterne. Quando vi rendete conto che cominciate a pensare, ma è perché quello ha detto così, o perché l'altro, o perché... Quando non è una cosa che, quando non state parlando di voi, state provocando una valanga. E in quel momento bisogna fermarsi per respirare fondo e violentarsi a non entrare in quella grande, in quel grande vizio, circolo vizioso. E per oggi devo lasciarvi. Continuate a brillare, come dice la mia amica, come una bacchetta magica, sparita. Ciao ciao!